cos'è l'amore. Buonasera a tutti e ben ritrovati al nostro incontro nel quale presenteremo il libro Violetti di Angela Miceli, trattando un tema purtroppo che fa parte del nostro quotidiano. E trovo doveroso ringraziare donne come Angela che dedicano del tempo prezioso a riguardo, realizzando in questo caso un libro, ma ancor prima il monologo Violetti, che è andato in scena per la prima volta a Castrovillari quest'anno, avendo dei successi immediati. Uno a maggio del 2014 fu selezionato tra i testi più importanti del Festival Diritti in Scena, un festival romano noto, un festival teatrale antimafie e per i diritti umani. Subito poi arriva classificandosi, avendo una pluripremiata sia come miglior testo ma anche come miglior premio di giuria popolare. Il successo continua poi a settembre e riporterà un altro premio, seconda classificata, il premio Centro alla Drammaturgia per Monologhi 2014 a Soriano del Cimino a settembre. Beh, una storia coinvolgente, emotivamente forte, tanto da spingere la casa editrice, la Robin Edizioni, a far sì che questa storia diventi libro. E ringraziamo anche la casa editrice per aver dato ad Angela questa opportunità. Guardate, si ribadisce e se ne parla tanto di violenza sulle donne, guai se non se ne parlasse, siamo qui per farlo e quanto è importante discuterne. La violenza sulle donne è una grave violenza, violazione dei diritti umani, parliamo di violenze non solo sessuali, ma parliamo di violenze fisiche, di violenze psicologiche, le violenze che rappresentano un problema di sanità pubblica che coinvolge un terzo delle donne di tutto il mondo, che non può essere trascurato e che deve essere comunque trattato, approfondito attentamente per migliorare comunque la coscienza della nostra civiltà e quindi prevenire tale fenomeno. Adesso inviterei Ines per la prima lettura, perché ci alterneremo con spazi musicali, e ringrazio Fabio Donato per la sua bravura e per la sua disponibilità sempre e comunque in tutte le nostre iniziative, ed Ines Fortunato che di tanto in tanto ci delizierà della sua voce e dei suoi ritmi. Buonasera. Attenta, Violetta. Si svegliò inzuppata di sudore, il cuore a mille. Allungò la mano verso il comodino e accese la lampada. Provò l'interruttore al primo tentativo. E fu facile. Ogni notte sempre la stessa storia. Il passato l'aggrediva prepotentemente nei suoi sogni. Sul comodino, oltre la lampada, una pila di libri. Una vecchia sveglia che col suo abituale ticchettio le faceva sentire a casa. Il cubo di Rubik e una bottiglietta d'acqua. Beve qualche sorso, si sentì meglio. Guardò verso la finestra, dove una sgargiante tenda rossa rompeva la monocromaticità della sua stanza. Bianche le pareti, bianchi i mobili che la redavano. Un piccolo armadio, una cassettiera, un tavolino quadrato con due sedie, il letto a una piazza. Tutto quel candore la rassicurava. Prese il cubo di Rubik e con la solita quieta monotonia cominciò a giocarci. Pensare che qualcuno fosse riuscito a risolvere il rompicapo in quasi 6 minuti la faceva sorridere. Lei erano mesi che ci provava, senza successo. Spesso ci era andata vicino, molto vicino, ma poi qualcosa andava storto. Non demordeva però. Un giorno sarebbe riuscita a metterlo a posto, così come forse
aveva fatto con la sua vita, con le molteplici facce della sua esistenza. Erano le 4, ancora 2 ore, poi la sveglia, la colazione e la terapia. La comunità di accoglienza che lo ospitava aveva regole e orari rigidi, ma tutto ciò non le infastidiva, anzi, acuiva in lei quel senso di sicurezza che la stanza le trasmetteva. Le regole sono importanti, le regole insegnano come comportarsi. E la prima regola è rispettare tutte le regole. Si stancò presto di armeggiare col suo cubo magico, lo rimise sul comodino e prese un libro, La profezia di Celestino. Un antico manoscritto contenente 9 chiavi per interpretare l'esistenza. Viene scoperto e diviene oggetto di studi e di ricerche. Solo trovate e comprese tutte e 9 le chiavi, si avrà una nuova visione della vita, di tutte le sue facce, e di come sia possibile salvare il pianeta, le sue creature e la sua bellezza. Quello che più le piaceva della comunità di accoglienza da cui raramente usciva erano proprio i libri. Gliene davano tanti, letteratura, filosofia, storia. Le piaceva leggere. I libri non sono come la scuola. Nessuno ti dice come fare, nessuno ti sgrida, nessuno ti dice ciò che è giusto o sbagliato. Leggi, impari e comprendi gli accadimenti e il filo della vita. Impari a trovare le parole giuste. Già, perché è difficile trovare sempre le parole giuste. I libri parlano in silenzio, parlano all'anima. Angela Michelli. Ci saranno altre letture in seguito, a questo punto direi di iniziare. Ringrazio i nostri relatori seduti qui al tavolo, Ilaria Guidantoni, scrittrice e giornalista, Giuseppe Zanfini, dirigente della Scuola Mobile di Cosenza, Dedo Di Francesco, scrittore, e Lucio Rende, avvocato. E Angela Micelli, che è seduta qui con noi, autrice del libro. Beh, io direi di iniziare con una persona particolare, che non è solo uno scrittore, ma è un amico nostro, un amico della città, che si innamorò di Castrovillari nel 2012, venne qui per la prima volta a presentare uno dei suoi tanti libri. Lo presentai proprio io nell'ottobre del 2012, Principe, ti ricordi, Dedo? Tra i tanti, poi, una decisione importante nel 2013, quella di scrivere un libro per Castrovillari. Il tuo invadirti per il centro storico, per la città, per la nostra città, ti portò a scrivere un bellissimo romanzo, All'ombra della Torre Infami, con la collaborazione dell'amministrazione Lopolito, ma in particolare con la collaborazione stretta del già consigliere Armando Garofalo. Chi vuole può acquistare il libro, non lo dico per pubblicità, lo dico per leggere qualcosa che comunque è di nostro, approfittando di questa splendida persona che è venuto qui soltanto 2 anni fa e aveva scritto qualcosa per noi presso la libreria San Francesco di Nicola Russo in via Roma. Vedo, a te la parola. Grazie. Ho questo? Sì. Ah, è acceso. Non è acceso, no? Beh, non va. Va bene, ho un pessimo rapporto con la tecnologia, grazie. Allora, non c'è bisogno che mi presenti, va bene, sono Dedo Di Francesco, buonasera a tutti, grazie per essere qui e grazie soprattutto a Rossana che mi ha già presentato. Sono un grande amico di Angela, sono innamorato di Castrovillari, ho scritto un romanzo per Castrovillari del quale ovviamente ho ceduto tutti i diritti al Comune di Castrovillari e suo. È un libro del Comune di Castrovillari, stampato dal Comune. Io sono onorato stasera di essere qui a parlarvi, a raccontarvi di questo libro Violet. Ma più che altro vorrei raccontarvi, parlarvi della scrittrice Angela Micelli, che ho avuto modo di conoscere bene e apprezzare per tanti da diversi. Prendo spunto per partire proprio dall'ultima frase della lettura che ha fatto qui la nostra amica Ines accanto.
l'ho virgolettato nella mia mente il testo e dice, ho preso persino un appunto, i libri parlano in silenzio, parlano all'anima, tu leggi, impari e capisci le cose della vita. Una frase tratta dal primo capitolo, sembrerebbe buttata via tanto per avviare il discorso, no, è una frase che invece illumina il sentire di Angela, dell'autrice, perché questo suo libro, Viole, è un libro che parla all'anima, perché per Angela Miceli la vita è sentimento. In realtà il corpus di questa vicenda, preso freddamente a sé stante, parrebbe una banale storia di cronaca nera. Una donna che commette il delitto, viene condannata, processata, condannata, fa il carcere, poi la comunità di recupero. Notizia di cronaca nera, se ne vengono tante. Il suo nome è Violetta, che Angela ha abbreviato in Violet. Non è un vezzeggiativo, è un diminutivo, perché Angela si gioca su questa parola, in realtà è anche il diminutivo di violenza. Quindi, perché Violet, questa donna associata al concetto di violenza? Perché è vero che è arrivata ad essere violenta. Il personaggio reale, attenzione, la donna di cui parla Angela è una persona che veramente Angela ha conosciuto. Poi ha arricchito, essendo pur sempre un romanzo, la sua vicenda con altri personaggi. E è una donna che è diventata violenta, ma perché ha subito violenza, non la solita violenza fisica dello stupro, cioè bla bla bla, perché purtroppo anche quella è ormai, discrezionalmente, sono diventate quasi banali notizie di cronaca, no, la violenza psicologica, quella che fa ancora più male. E questa violenza continua ha condizionato l'esistenza di questa ragazza. Angela ha scavato nella personalità apparentemente contorta della protagonista. Dico apparentemente contorta perché in realtà è soltanto una matassa ingarbugliata. Una matassa che Angela ha saputo dipanare. E metafora di questo suo dipanare è il cubo di Rubik, quello con le tante facce colorate, che Violetta, o Violetta, la protagonista del romanzo, si ostina a tentare di mettere in ordine. Cioè, tutti quei quadratini colorati vorrebbe vederli tutti quanti insieme, vorrebbe vedere tutto pulito, tutto ordinato, cosa che la sua vita non è, non lo è stata. La persona reale, diciamo, è raccontata quella cosa, è il dramma di una vita difficile sin da bambina, una madre che la maltrattava, un padre sì che si dedicava a lei, le comprava i libri, le raccontava le favole, ma in maniera quasi, diciamo, superficiale, cosa vuol dire, non ha colto il dramma che stava iniziando a maturare in una bambina. Il padre muore quando la bambina ha 10 anni, la mamma si risposa, lei si ritrova in casa un patrigno che la ignora. Quando lei è adolescente muore anche la mamma di malattia ed è a questo punto che il patrigno si fa conoscere da Violet, una sua nuova veste, con delle squadre di avance. Ed è a questo punto che inizia la fuga di Violet. Una fuga da una vita che lei rifiuta. Però è stata una bambina prima e una ragazza dopo che hanno avuto il tempo di maturare e di conseguenza poi incorrerà in una sequela di errori perché si va a intrappolare da sola in situazioni difficili e in ambienti difficili. In realtà, alla fine, questo libro è la storia di un riscatto morale, di una forte volontà di rivincita, di un voler comporre questo benedetto cubo di Rubik da parte della protagonista. Cioè, naturalmente, la parte romanzata. E allora io qui intendo sottolineare ancora una volta la grande capacità di Angela. Nella parte romanzata lì ha inserito tantissimi personaggi, alcuni positivi, alcuni negativi, e ne ha saputo parlare con grande maestria, te li rende visibili, te li vede davanti, ne cogli quasi lo sguardo, anche se solo stai leggendo un libro, ne cogli le sensazioni, perché come dice Angela, un libro parla all'anima. Sono tante figure diverse,
sono tante tessere di un mosaico, il mosaico della vita di ogni giorno, tessere a cui Angela però ha saputo dare in maniera splendida colore e tonalità, ciascuno diverso. Non è come parrebbe da un sud estremo una vicenda soltanto triste, perché Angela invece ha saputo inserire degli sprazzi di poesia o delle lievi pennellate qua e là, che hanno dato una luce diversa ad una vicenda che altrimenti di per sé sarebbe stata semplicemente una vicenda dura. E questa è anche una grande capacità di attenzione ai sentimenti, sentimenti che Angela riesce assolutamente a trasmettere. Ora, Angela sa cogliere il sentimento, la poesia, e parlo della Angela Viceli, non adesso dell'autrice del libro, anche nei momenti più duri e difficili. Non è, diciamo, non è ottimista, no, non è ottimismo, è sensibilità, una sensibilità estrema, grandissima, che io ammiro davvero tanto in Angela. È una mia amica, vabbè, d'accordo, però l'ammiro tanto. Io, e sarò breve e chiudo, io ho avuto il grandissimo onore di leggere in anteprima il manoscritto di Violet. Questo perché lei aveva portato solamente in teatro, poi ha pensato di farne un libro, e allora mi ha chiesto un'opinione, mi ha detto lo leggi, e io sorrido ancora quando penso, quando ricordo, che Angela mi aveva detto: se c'è qualcosa da cambiare, fallo pure. No, credetemi, non c'era nulla da cambiare. È un'opera prima ed è un capolavoro. Cosa rimane alla fine di questo libro? Sicuramente rimane un senso di pietà e di simpatia per la sfortunata Violetta e un apprezzamento per il suo volersi riscattare a tutti i costi. Ma credetemi, quello che rimane ancora più saldo in chi ha letto non è soltanto, non è la vicenda di Violetta, ma è ciò che Angela ha saputo trasmettere come sentimenti. Perché questa è la sua grande capacità. Angela sa parlare all'anima. Grazie. Sua madre l'aveva chiamata Violetta, come i suoi fiori preferiti, come il suo profumo preferito. Violetta di Parma. Un odore dolce, nauseabondo. Le aveva sempre dato il volto a stomaco, ma sua madre no. Nonostante il profumo, lei no. Violetta come la signora delle camelie, come la Traviata, Violetta uccisa dall'ipocrisia del perbenismo, dai pregiudizi. E ripensò a sua madre. Era così bella, con quegli occhi neri, i capelli neri e i pensieri neri. Anche a lei piaceva il nero. Le piaceva starle vicino, come un cucciolo di cane a mendicare uno sguardo, una carezza. Bella come una strega, come la matrigna delle fiabe. Ma non era matrigna, era madre, sua madre. Se tornava indietro nel tempo, la prima immagine che vedeva era lei bambina seduta sul tavolo della cucina, lo sguardo di sfida, le gambette magre che penzolava, la voce di mamma: Violet, questo non si fa. Ora dovrò punirti. Non aveva nemmeno bene la percezione di cosa fosse una punizione. Era solo che faceva male, tanto male. L'ago affonda nella carne 1, 10, 20 volte. Le mani bruciano, il sangue esce a spille dai piccoli fori, le lacrime scendono, ruscelli sottili sulle scarpe guance. Doveva piangere in silenzio, altrimenti sarebbe stato peggio. Ogni parola, ogni gemito le sarebbe costato una sofferenza in più. A 4 anni aveva già imparato a piangere in silenzio.
Col passare degli anni ne avrebbe fatto un'arte, proprio come l'arte dell'obbedienza. Faceva di tutto per compiacermi, l'aiutava nelle faccende domestiche, era ordinata e a scuola era la più brava. Sì, la più brava, ma non bastava, non bastava mai, mai una parola di apprezzamento, mai un incoraggiamento, mai un complimento. Ma una volta ne aveva sentito dire brava. Le mamme delle sue amichette lo dicevano sempre alle loro figlie, ma lei no. In prima elementare la maestra le faceva scrivere su un quaderno a quadretti, quadretti grandi, i suoi pensieri, le sue parole. Una parola, un quadretto per ogni lettera. Ma il suo papà, un colonnello dell'esercito, un bell'uomo, anche se leggermente in sovrappeso, non piaceva quello scrivere largo. Diceva che era solo un inutile spreco di carta. E così un giorno le disse di scrivere stretto stretto. Alla maestra però non piacque quello scrivere così finto. E sul quaderno le scrisse: attenta. No, non un brutto voto. Solo attenta. Attenta. Quasi un avvertimento. Quasi un presagio. E quando sua madre lo vide si infuriò. Quel giorno i suoi occhi mandavano lampi di fuoco, fulmini che presagivano la tempesta in arrivo. Quel giorno, come spesso accadeva, non aveva preso le sue pillolette rosse. Angela Michele. Adesso la parola di Ilaria Guidantoni, scrittrice, giornalista, membro di giuria che ha decretato Violet come miglior testo nell'ambito di diritti in scena, ma la cosa più importante, che ha recensito il libro. Buonasera a tutti e grazie di questo invito, intanto perché ho scoperto un nuovo angolo d'Italia e perché ho conosciuto due donne, Angela e Violet insieme, e perché credo che il viaggio dell'altro e nell'altro sia forse il viaggio più interessante che la vita ci riserva, ancora prima che quello in noi stessi. Partiamo dal libro, anche se io l'ho conosciuto attraverso il testo teatrale, attraverso la resa teatrale, dal quale però spicca subito che a quello che interessa Angela nella rappresentazione teatrale è il testo, è far venire fuori la parola, perché in lei la parola ha un valore, come dire, fortemente enfatico e in qualche modo simbolico. Innanzitutto una parola sul libro in quanto tale. Il libro è lasciare una traccia, in questo caso, di qualcosa che già era stato. Quindi il libro viene proprio per fermare la memoria e viene scritto un po' come un diario. Secondo me il pregio migliore del libro è proprio in questa articolazione tra passato e presente, in questo feedback in cui il diario intimo rimane su questi due piani e che ci permette anche lo sguardo, a volte un po' autoironico, a volte clemente, di Violet che nelle diverse fasi della vita si legge e si rilegge, e anche nel suo vissuto nei dialoghi è come se i dialoghi fossero già assorbiti da lei, cioè li restituisce come già metabolizzati, raccontati, non c'è una vera e propria presa diretta. E una parola sui libri, cioè questo libro, secondo me un po' come tutti i libri, contiene altri libri, no? C'è un po' questo gioco di rimando, e in questo testo è esplicito, perché la consolazione principale di Violet, forse perché è ferita dall'incontro diretto con le persone, è l'incontro con il libro, il poter disporre di libri, il suo sentirsi libera di viaggiare senza essere interrogata, senza l'incubo della scuola, quei libri che non ti fanno domande, non ti pongono limiti come le persone, quei libri che non sono ordinati, ma che lei sceglie nella biblioteca della casa, in fondo, nella quale è in qualche modo prigioniera e costretta. E chi è Violet? L'altro tema sul quale mi soffermerò è proprio quello dei colori, della suggestione dei colori e delle emozioni.
Partiamo però dal nome. Il nome, secondo alcune interpretazioni, ovviamente non secondo tutte, non secondo il nominalismo, non secondo il convenzionalismo, ma secondo il sostanzialismo, dice un po' dell'essenza. In fondo, Adamo è colui che da Dio viene delegato a dare il nome alle cose, quindi in qualche modo a guidarle. E nella tradizione occidentale è il padre che dà il nome, quindi la discendenza, che impone in certo qual senso un destino. Nel caso di Violetta è la madre. Abbiamo già sentito perché sono le violette del pensiero, perché è la violetta di Palma, perché sono i suoi fiori preferiti. In qualche modo si sente però già un sentore, cioè dà un nome perché in fondo risponde a se stessa, non dà un nome per dare un sogno alla figlia, ma gli consegna il peso di se stessa. È Violet in quanto violenza, è forse, non so se nel pensiero dell'autrice, un nome altamente simbolico. Freud, nell'arte dell'interpretazione dei sogni, parla della violetta come del fiore che le donne coltivano con una fantasia di stupro, quindi di connivenza della vittima. Vorrei giocare dicendo che era il profumo preferito delle nostre nonne, che parevano ingenue e pudiche, ma in fondo forse coltivavano il sogno che qualcuno scegliesse per loro per sollevarle dalla responsabilità. Sono ovviamente suggestioni. E io vorrei dire un'altra cosa. Il viola è la versione nera, tra virgolette, del lilla. Il lilla, pensate che la parola viene dall'arabo lil, che vuol dire rosmarino in dialetto tunisino, e allude ai fiori lilla della pianta, quindi all'elemento positivo di freschezza che dà sapore al piatto, mentre la violetta è anche la violetta appassita, quindi il senso del dolore. Il fiore fragile, come il papavero, che ha lo stesso simbolo, che è carnalità, ma è carnalità che si appassisce facilmente. Il viola, per i greci, tra l'altro, era il colore che è l'antidoto all'ubriachezza, quindi l'ametista era un portafortuna in questo senso, no? Che cosa vuol dire essere una pietra che ti salva dall'ubriachezza? Dalla possibilità dell'abbandono, quindi del fatto che qualcuno possa abusare di te, da non lasciarsi, come dire, prendere dalla corrente della vita, no? È il colore della resistenza. Infatti il viola, nell'uso funzionale del colore, è il colore dell'anestesia, perché è un potente anestetico, quindi ti fortifica rispetto alla vita. C'è un pittore americano, un artista americano, Dan Flavin, che ha fatto un esperimento a Varese qualche anno fa nella Villa Panza di Piumo, del Conte Panza di Piumo, che è un grosso collezionista d'arte contemporanea. In questa successione di stanze aveva messo questi tubi a neon colorati. Passando dall'uno all'altro si aveva la sensazione dell'effetto colore. E allora usiamo i tre colori di Angela nella lettura, usiamo il bianco, il rosso e il viola. Il rosso è ovviamente il colore più ambivalente, più evidente, cioè l'amore, la passione, la vitalità, ma anche la violenza, il sangue, l'orrore, ed è un colore che dà senso di calore, quindi riscalda ma può bruciare. E cosa vuol dire? Che se uno ha un dolore, se si espone una persona che in quel momento ha un dolore fisico, al rosso intenso, aumenta la sensazione di dolore. Il bianco, come sapete tutti, è il colore della purezza, ma non dà solo calma, dà angoscia. Il bianco è il colore del vuoto e erroneamente gli ospedali si tingevano di bianco, oggi non lo si fa più. E il viola è un anestetico, quindi se voi entrate, l'esperimento io l'ho fatto, per cui lo racconto per questo, passando dalla, ricordato quei giorni avevo mal di denti, quindi è un esperimento che, come dire, funziona, nel senso che l'ho verificato, passando dalla stanza rossa alla stanza viola si sentiva più freddo, ma diminuiva la sensazione di dolore. Perché racconto questo? Perché nel libro si dice che in fondo la protagonista ha in sé l'antidoto, come tutti noi, l'arma e la forza per superare il dolore. Come lo supera? Lo supera con tre processi: quello della consapevolezza, che è anche una cultura nel senso di educazione, non è studiare, ma Violet si emancipa, viaggia, prende il treno, si trasferisce. È attraverso l'accoglienza dell'altro, lei accoglie la debolezza della madre, riconosce che il padre è amorevole ma tanto fragile da essere connivente, da preferire non vedere, e accoglie la madre nella malattia perché riconosce in quella la sua espiazione. Non abbandona la madre,
nel momento in cui quindi lei fa il terzo passaggio e perdona, nel perdono lei manifesta la propria forza. Chi subisce la violenza è debole, chi perdona è forte, questo è il passaggio. Secondo me questo è il passaggio chiave, perché come dice Angela, alla fine Violet è un libro d'amore, perché è un invito alla vita. C'è un passaggio negativo, perdonatemi la banalità del termine negativo, ma c'è un passaggio in cui la protagonista cade, cioè si fa giustizia da sola, e in questo non viene assolta, perché può avere un attenuante, ma niente può giustificare nella vita, nemmeno un grande dolore, il fatto che noi possiamo promuovere una cultura della morte invece che della vita. Però poi si riscatta da sola, si riscatta senza orgoglio ma con molta umiltà. E nella mia chiusura voglio sottolineare il fatto che non c'è sentimentalismo nella fine del libro, perché c'è un invito a dire che ci sono molti modi di amare e che a volte c'è un processo di grande umiltà. Non tutti siamo pronti all'amore, non, Angela Violet in questo caso non è ancora pronta e ha la forza di riconoscerlo. Non solo, ma questo libro secondo me insegna anche che l'amore supera barriere. Ma non è un gioco da ragazze, cioè il perdono non è sufficiente, soprattutto perché l'incontro con l'altro è complesso e l'uomo che si trova di fronte a Violet deve superare i suoi errori, deve accoglierli, deve metabolizzarli, e in questo c'è un lavoro molto faticoso e per niente scontato. Quindi il libro ci racconta anche che a volte non basta, e non basta una vita per superare un dolore e una frattura. Però c'è la speranza è intesa semplicemente come apertura, non già come raggiungimento di una meta. E questo mi sembra il messaggio che possiamo accogliere. Thank you.
Il mondo è blu, la vita è blu, l'amore è blu, come il cielo, come il mare, come l'orizzonte dove mare e cielo si incontrano, nella speranza del mattino, nell'amplesso infuocato del tramonto. E fu in un caldo mattino di fine maggio che Violetta conobbe Giulio. Era la coppia intenta a cercare nel banco frigo il taleggio che tanto piaceva alla zia spalmato sulle pere, quando sentì una voce alle sue spalle. «Venga, prenda uno di questi, quello sta per scadere!» Si girò e di scatto rimase ammutolita. Un giovane che non aveva mai visto prima la guardava sorridente con una confezione del molle formaggio in mano, decisamente bello, carnagione scura, capelli e occhi neri, fisico atletico, che il camice bianco pareva ancora di più mettere in risalto. «Grazie!» Riascicò a stento prendendo il taleggio. L'emozione le aveva alterato la salivazione. Non riuscì a dire altro. Prese il pacchetto e si avviò alla cassa. Pagò come fosse in uno stato di trance e uscì. Il tragitto verso casa lo fece con il cuore che le batteva all'impazzata. «Che hai, che hai? Mi sembri più stupida del solito oggi!» «Ma niente, zia, scusami, sarà il caldo!» E intanto pensava al giovane che aveva conosciuto. Vedeva l'ora di tornarci, non vedeva l'ora di perdersi di nuovo nel magnetismo di quegli occhi neri. La sera, appena fu sola nella sua stanza, prese un foglio e di getto scrisse: «Dammi i tuoi occhi, dammeli ora, mentre vado sconnessa tra la bruma, dammeli nella notte che lentamente incombe, a spegnere l'astro magno per accendere stelle, dammeli ora, dammeli ancora, che io giammai abbia a perdere il lampo che mi acceca». Era il suo primo componimento poetico, fu anche l'ultimo. Angela Miceli. A questo punto, prima dell'intervento di Zanfini, ci tenevo ad evidenziare un dato importante. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 35% delle donne è destinato a subire violenza nell'arco della vita, il 30% di queste tra le mura domestiche. È paradossale che in alcuni paesi, come quelli del sud-est asiatico, la violenza raggiunge delle percentuali elevate, con picchi che si registrano nel continente africano che raggiungono una percentuale del 45,6%. Paradossale perché? Perché nei paesi industrializzati la percentuale scende al 33%, però caso strano che ad oggi si conta che ogni 3 giorni una donna viene uccisa. A questo punto l'intervento di Giuseppe Zanfini, dirigente della squadra mobile di Cosenza. Ringrazio sia per l'invito, sia perché mi ha dato la possibilità di leggere il libro in anteprima. Io pure volevo fare una considerazione, non perché insomma, sia un addetto ai lavori, ci mancherebbe altro, però voglio dire che una cosa che mi ha colpito leggendo il libro e che non è stata detta, quindi probabilmente è stata solo una mia sensazione, è che questa donna era insomma, sostanzialmente sola. La solitudine di Violetta mi ha colpito in ogni pagina del libro, che pensavo sempre che questa sensazione venisse meno con l'andare avanti, perché prima era circondato dalla mamma, poi dal padrino, poi da tutte queste persone che convivevano con lei, poi da tutti questi uomini che ha avuto. In realtà questa solitudine non l'ha mai abbandonata. E ho voluto fare questa premessa perché la solitudine è la
è la caratteristica, perché io devo parlare insomma di violenza sui minori, così mi è stato detto e così faccio. La solitudine credo sia la caratteristica principale di ogni bambino e di ogni bambina abusata. Una solitudine che dipende non sicuramente dal bambino, ma dipende da noi adulti. Quindi questo è il primo aspetto sul quale noi tutti dobbiamo soffermarci, sul quale noi tutti dobbiamo riflettere. Quando dico noi tutti, dico noi adulti. E oltre alla solitudine, un altro aspetto che magari vi può sembrare strano parlando di bambini, parlando di violenza sui minori, è l'omertà. Quando si parla di libertà si pensa alla mafia, alla chissà che cosa. Invece io ho osservato nella mia ormai, ahimè, ventennale esperienza lavorativa, ahimè perché insomma gli anni passano, che l'omertà forse è ancora peggio della solitudine. L'omertà di chi sta intorno ai bambini, l'omertà della famiglia, l'omertà della scuola, sulla quale poi mi soffermerò perché mi soffermo sempre quando faccio gli interventi che riguardano i bambini. Ognuno si deve assumere le responsabilità del proprio ruolo e forse non sempre si fa. Vi racconto proprio un episodio di alcuni anni fa. È stato violentato un bambino dal padre, sembrava un fulmine a ciel sereno. Poi andando avanti con le indagini abbiamo scoperto che tutti sul pianerotto lo sapevano, tutti nel condominio sapevano, tutti nel quartiere sapevano e probabilmente anche a scuola si sapeva. Allora, ripeto, solitudine ed omertà sono due aspetti, diciamo, determinanti sui quali noi ci dobbiamo tutti soffermare. Se vogliamo tutelare i minori dobbiamo quindi avere un approccio diverso. Sì, la repressione è importante, anzi è utile, perché mettere in galera un violentatore è importante, però non è la soluzione ai problemi, perché sì, il violentatore magari sconderà la pena, quando la sconderà. Però chi subisce una violenza ha una ferita sia nel corpo che nell'anima che difficilmente si rimargina. Quindi, ripeto, un approccio diverso basato sulla prevenzione. La prevenzione si fa non con le parole, perché è facile parlare, dire collaboriamo, parliamo, adoperiamoci. Però se poi abbiamo vergogna ad applicare certe cose, falsi pudori, paura a parlare con i bambini e dei bambini, allora a questo punto insomma, dobbiamo cambiare totalmente il nostro approccio e la nostra cultura. Io dicevo prima, il mio intervento si basa sulla mia esperienza personale, quindi ho cercato di prendere un po' 4-5 punti che mi sembrano importanti da poter raccontare. Io ho fatto un po' un resoconto dei sentimenti che spingevano i bambini vittime di violenze quando erano davanti a noi, davanti insomma, a psicologi, insomma, a non parlare, perché la prima reazione di un bambino, di una bambina vittima di violenza è chiudersi in se stessa e stare zitta. Io ci ho riflettuto, non solo adesso, insomma, nel tempo, e mi sono accorto che intanto il bambino ha un senso di impotenza, dovuto al fatto che si sente veramente ancora più piccolo di quant'è in un mondo fatto di grandi che non lo ascoltano, che non lo aiutano, che non gli stanno vicino. Molto spesso non hanno fiducia nei genitori. Vi devo dire che in molte occasioni bambini che hanno confessato a noi, quando dico noi dico forse dell'ordine, che ai genitori non avevano mai detto, che non si fidavano del padre, non si fidavano della madre, ancora meno si fidavano degli insegnanti. E soprattutto un'altra sensazione, un altro sentimento che loro esternano è questa paura, la paura di non essere creduti. Perché è facile dire che il bambino inventa tutto, è facile smentire un bambino quando il suo interlocutore è un uomo, quando il suo interlocutore è un adulto. Quindi, insomma, non è per noi facile l'approccio con questa tipologia di reati che, insomma, si commenta già da sé. E prima la dottoressa ha detto una frase che l'ho segnato perché la condivido pienamente. Chi subisce la violenza è debole, esattamente quello che ho appena detto, perché il bambino di per sé è vulnerabile perché è dipendente dal mondo degli adulti, quindi se il mondo degli adulti non gli sta vicino, il bambino soffre, è debole e quindi la sua fragilità lo fa vivere in una continua soggezione. Come dicevo prima, quindi la prevenzione è importante, sì, arrestare è importante, e la repressione, ma la prevenzione è ancora più importante. La prevenzione si fa soprattutto nella famiglia e poi si fa nella scuola. E voglio aprire solo una brevissima parentesi sulla scuola e sulla famiglia, perché ritengo che
cioè ritengo, è un dato di fatto che i bambini trascorrono la loro maggior parte del tempo proprio a scuola, quindi il compito degli insegnanti è importante. E non so se ci sono insegnanti in questa stanza, però credetemi, è un mio discorso generalizzato, non voglio colpire una categoria, però parlo per un'esperienza ventennale. Vi posso assicurare che in 20 anni faccio questo lavoro e che purtroppo mi sono capitati diversi casi di abusi, mai, e dico mai, c'è stata una sola segnalazione di un insegnante, di un preside, che, ma non dico una denuncia, una segnalazione che qualcosa potesse insospettirli. Allora la cosa mi lascia un po' perplesso, perché non posso pensare che sono tutti insensibili o diciamo persone inappropriate che non capiscono. Allora mi sono chiesto il perché un insegnante non debba segnalare. Ripeto, non dico denunciare, che sarebbe tra l'altro anche un obbligo giuridico per l'insegnante denunciare un reato, però diciamo segnalare, perché la cultura della segnalazione è qualcosa che manca. Io quando ho detto queste cose, ho detto anche nelle scuole, e là potete immaginare che cosa insomma ho scatenato, però lo dico perché credo che il mio intervento deve avere un senso. Se poi devo dire le cose che deve piacere a chi mi ascolta, allora a questo punto non preferisco non dirle. Però, io ripeto, la scuola ha una sua responsabilità, gli insegnanti hanno il dovere di segnalare, perché devono sapere, e questo che non lo sappiano, che la semplice segnalazione, e questo lo dico magari per quei pochi che non potrebbero non saperlo, non implica nulla. Si segnala un sospetto, questo sospetto viene segnalato a noi, noi lavoriamo e abbiamo la possibilità, perché il codice ce lo permette, di lavorare pure per 6 mesi, per molti mesi, in incognita, all'oscuro. Se la cosa poi non emerge, rimane tutto un segreto, nessuno sa nulla, e quindi la preoccupazione che Tizio potrebbe sapere che io l'ho segnalato viene meno. È evidente che nel momento in cui c'è il riscontro, penso che la preoccupazione sia l'ultima cosa che deve allarmare l'insegnante, perché insomma ha scoperto, ha fatto, insomma, ha permesso che si scoprisse un caso di abuso o di violenza. Oltre alla scuola, un'altra parola, secondo me, qualche problema in più qua anche alla famiglia. Se solo si pensa che l'80% delle violenze avvengono nelle famiglie, allora già qua una risposta ce la possiamo dare da soli. Anzi, proprio i maltrattamenti in famiglia sono tra le prime cause di morte dei bambini. Quindi, ripeto, una risposta ce la dobbiamo dare, perché molto spesso le famiglie tendono a nascondere i fatti. La moglie tende di nascondere la violenza del marito nei confronti dei figli, oppure il nonno nei confronti della nipote o lo zio. Insomma, è una situazione perché sempre in questa bilancia immaginaria si fa pendere dalla parte dell'adulto a scapito del bambino. Perché? Perché è una vergogna se nella mia famiglia si sa che mio marito violenta o abusa o maltratta mio figlio. Una vergogna se nella mia famiglia si sa che mio padre, quindi il nonno, può abusare della nipotina, e così via. Cioè si pensa più, diciamo, a mettere la testa sotto la sabbia, all'apparenza e alla forma, che non alla sostanza, non valutando tutti gli effetti, ripeto, non tanto fisici, che pure fanno male, ma soprattutto psichici nei confronti di questi, nei confronti dei bambini. E concludo. Quando io dico che bisogna segnalare, sì, è vero, però bisogna stare nello stesso tempo attenti, perché non bisogna creare nemmeno allarmismi, assicurare che sono tanti i casi in cui c'è una ipersensibilizzazione e quindi si pensa, però io preferisco avere, vi dico, 10 segnalazioni in più fasulle che non una segnalazione in meno che potrebbe essere vera. Concludo solo con parlando di un argomento che forse ormai lo sottovalutiamo, perché ormai ci conviviamo tutti, e che è internet. Ormai l'estraneo che vuole abusare del bambino non lo fa davanti alla scuola con le caramelle, o non lo fa per strada fermando, non lo fa purtroppo, ahimè, tramite internet, perché molto spesso noi deleghiamo l'educazione di nostro figlio alla televisione, o molto spesso lo lasciamo davanti allo schermo di un computer pensando che è solo uno schermo. In realtà il computer non è uno schermo, internet non è uno schermo, ma è il mondo che entra in contatto con il nostro figlio. E siccome il mondo è fatto di persone, anche di persone non per bene, dobbiamo stare attenti affinché il nostro figlio sia controllato costantemente, affinché tutti noi sappiamo in quali siti va, soprattutto con chi si interfaccia, perché non sempre, lo sapete, insomma, sicuramente meglio di me,
l'interlocutore, soprattutto delle chat o di qualche social forum, social network, scusate, sia la persona che dice di essere. Quindi mi permetto di segnalare una maggiore attenzione, perché ripeto, le denunce, io parlo perché abbiamo tante denunce di persone che vengono e si accorgono che il loro figlio di 12 o la loro figlia di 12-13 anni da 6 mesi, da 4 mesi sta chattando con uno che si scopre essere un cinquantenne o un sessantenne, ma si spacciava per essere un suo coetaneo. Però se ne accorgono dopo, per fortuna se ne accorgono molto spesso prima che le cose del genere. Però perché dobbiamo arrivare a questo? Perché dobbiamo rischiare che possano degenerare le cose? Concludo dicendo un'altra cosa, un'ultima cosa. L'ultima pagina del libro mi è piaciuta l'incontro che Violetta fa con un uomo, no? Che questo uomo, io lo leggo testualmente, insomma, l'invita a stare attento alle pozzanghere, alle buche e a non inciampare. E secondo me è una simbologia fortissima che io voglio traslare sul rapporto che abbiamo noi con i bambini. E io credo che anche noi, così come l'uomo lo fa con Violetta, dobbiamo fare in modo che i nostri figli siano attenti alla vita. Grazie. Come si è potuto accadere? Seppur con le attenuanti del caso, ti sei fatta giustizia da sola. Hai ucciso un uomo, hai commesso un reato e per quel reato sei stata condannata. Ho difeso mio figlio. Giulio non ha ucciso solo il bambino, mi ha privato del domani, togliendomi la dignità. Ha ucciso il mio futuro, i miei sogni, le mie speranze. Alla violenza hai reagito con altrettanta violenza, e la violenza non è mai la strada giusta. Mai, Violetta, avresti dovuto denunciarlo. Denunciarlo, lo interruppe lei. È facile a dirsi ora, ma a volte le cose vanno come devono andare. Roberto ascoltava il colloquio come se a parlare fossero gli interpreti di una rappresentazione teatrale. Come se Estere ogni volta non fosse la donna di cui era innamorata. Era in preda ad una sorta di anestesia emotiva, tutto quell'orrore non riusciva a reggerlo. Fu quell'anestesia emotiva che gli permise di sentire il seguito della storia. Cosa provasti, Violetta, quando riprendesti i sensi? E chiese a Bruciapelo, lo psichiatra, cosa hai provato dentro di te? L'inferno e il paradiso. E mestamente riprese il suo racconto. Angelo. Adesso la parola all'avvocato Lucio Render. Buonasera a tutti. Parlare dopo interventi così e così appassionanti non è facile, si finisce probabilmente per ripetere le cose che sono state già dette e peggio ancora per banalizzare. Ho però un vantaggio in questa mia breve esposizione rispetto al tema anche che mi è stato dato di trattare un aspetto particolare di cui poi dirò, che di un bel libro così ben scritto come quello di Angela Miceli si può dire tanto, ma non si può mai dire tutto, nel senso che è un libro che obiettivamente, per chi avrà la fortuna e il piacere di leggerlo, è un libro che si presta a vari livelli, diciamo, di interpretazione. Da un lato questa fluidità di scrittura che te lo fa rendere appassionante, nel senso che lo leggi, come si dice, un tempo tutto d'un fianco. Una scrittura che non è mai banale, ci sono dei riferimenti colti, importanti, che ti aiutano anche a fare delle riflessioni significative, ve ne hanno già parlato, io non mi dilungo perché non è neanche mia stretta competenza poter parlare di queste cose. C'è questa forte introspezione psicologica dei personaggi che ti rende palpabile, lo diceva Dedo di Francesco poc'anzi, c'è questa necessità di avventurarsi nella storia di questo percorso umano molto molto particolare, di questa donna che arriva a compiere un gesto efferato, qual è il delitto di una persona, ci arriva chiaramente su un percorso che è stato già detto, che parte da quando lei era bambina, di questa sua solitudine vissuta, che le comporta una serie di errori e disavventure, e poi c'è questo riscatto di questa sua parabola umana.
Questo non è un libro però consolatorio, cioè nel senso che c'è sicuramente il riscatto, però non è mai un libro consolatorio. Il passato di Violet torna, e torna proprio nel momento forse più significativo della sua nuova vita, del suo nuovo percorso, il momento in cui lei si riaffaccia all'amore e il suo passato torna, in qualche modo poi il libro rimane in sospeso, non si sa quello che sarà il percorso definitivo di Violet, questa sua stagione nuova che è quella che la riaffaccia a nuova vita. Però c'è un dato che non è stato detto, che a me invece piace coglierlo. Il dottor Borri, che poi è il terapeuta che aiuta Violet in questo suo percorso di rinascita, che è quello che è dentro la comunità di terapeuti, che è il suo punto di riferimento importante in questa stagione della sua vita, a un certo punto impone quasi a Violet di fare di questa sua esperienza una testimonianza per i giovani. E il libro finisce con Violet che davanti a una scolaresca che inizialmente riottosa e poco attenta, cattura la sua attenzione e la sua storia diventa elemento, come dire, di vita vissuta per poter anche rappresentare quello che diceva poc'anzi anche il dottor Zanfini, elemento per poter in qualche modo costruire quelle premesse per far sì che noi possiamo come comunità di appartenenza trovare quelle chiavi di soluzione dei problemi importanti, quali possono essere le violenze, le sopraffazioni e tutto quello che è vita anche quotidiana, in cui possiamo poi dire introdurre quegli elementi di positività che nascono da queste circostanze, da queste situazioni. E non è un libro consolatorio perché c'è un passaggio che è stato letto poc'anzi brillantemente, in cui Violet ha quasi difficoltà ad accettare l'accaduto, in cui dice: io ho fatto quello che ho fatto, ma è stato un incidente. Non contempla il fatto che comunque questo incidente si è comunque concretizzato nella sopraffazione di una vita umana che comunque è una risposta come cultura della morte, diceva poc'anzi Ilaria Guidantonio, che non è mai una risposta necessaria, utile e positiva rispetto alle cose. E sembra quasi che lei si voglia in qualche modo cullare nella possibilità di poter dire: sì, io ho fatto qualcosa, però questo qualcosa è stato indotto. E il dottor Borri, che è sempre, diciamo, questa sorta di Virgilio della sua vicenda legata alla rinascita, sempre che la inchioda la sua responsabilità, dice: tu hai reagito alla violenza con altre violenze, non è mai la risposta giusta. Non è mai la risposta giusta in questo caso come in tutti i casi, ma mai come in questi casi sta a significare fondamentalmente una cosa, che noi dobbiamo trovare all'interno delle nostre possibilità il riscatto che può nascere con la forza del perdono, a cui si è fatto riferimento poc'anzi, che è poi l'arma forse più forte che uno può mettere in campo rispetto a chi subisce violenza, ma mai con l'arma della sopraffazione. E questo è il messaggio forse più, non voglio dire significativo, perché i significati di questo libro sono tanti, però forse il messaggio da cui si può leggere in positivo il personaggio di Violet, più maggiormente in positivo il personaggio di Violet, che ha tante positività e anche non solo quelle che io penso. Però questa sua capacità di riscattarsi è comunque frenata costantemente da questo passato che ritorna. E il suo passato che ritorna lei lo interpreta in maniera tale da poter essere anche esperienza di vita per chi verranno. E questo è un dato sicuramente che dà al libro un respiro anche rispetto alle prospettive e agli orizzonti, che sicuramente è bello cogliere tra le tante cose che sono state già dette e che sono sicuramente significative. Rimane il fatto che comunque, per chi avrà il piacere di leggere questo libro, io finisco qua, rimane sicuramente un bel libro, scritto con grande sicuramente passione, perché l'abbiamo detto anche in altre cose, ma si fa proprio leggere per la sua facilità di lettura, per la sua chiarezza espositiva e per la sua capacità di leggere tra le pieghe dei personaggi quelle caratteristiche e quelle connotazioni che fanno sicuramente di questo libro un gran bel libro, un gran bel romanzo. Può sembrare scontato che una presentazione si facciano tanti elogi a un'autrice, però sentivo di dirlo perché è stato proprio il sentimento che mi ha trasmesso questo libro qui. Non era neanche scontato che poi da un testo teatrale si potesse trarre un libro, che ora i quali scrivono per teatro mettono sempre in guardia quando sono chiamati poi talvolta a scrivere romanzi, perché non è
così scontato che un buon testo teatrale si trasforma in un buon romanzo. Qui invece l'operazione è riuscita perfettamente. E non solo, io dico anche che questo libro in qualche modo, come dire, permettetemi di dirlo come elemento come di chiusura di questa ricerca, il fatto che sia stato scritto anche da una gastrovillarese, che nasce in un localismo particolare, qual è quello di una provincia remota come può essere quella che noi viviamo, aiuta a dire probabilmente che in questa città ci sono tante forze positive che possono contribuire anche a far pensare che per questa città ci può essere, come dire, un futuro diverso e anche migliore. Beh, io ringrazio i nostri relatori qui al tavolo e volevo invitarvi a restare perché solitamente le conclusioni sono affidate all'autrice, che di solito le conclusioni le fa qui al tavolo. Facciamo una cosa alternativa, inviterei la giornalista Laura Capalbi ad accomodarsi qui al divanetto e Angela rilascerà alla Laura Capalbi una breve intervista. Nel frattempo volevo ricordarvi, rispetto a ciò che ha detto Lucio adesso dell'opportunità di leggere un libro, che stasera avete una doppia opportunità, ovvero quella di acquistare il libro qui fuori, al banchetto qui fuori, e di vedere lo spettacolo per confrontare lo spettacolo con il romanzo. E poi vi ricordo un altro appuntamento di domani, la presentazione del libro di Franca Marino, Senso e doppi sensi, sempre qui alle 18 in sala 14. Prego, con l'intervista. Angela, io come prima domanda, perché proprio mi incuriosisce questa cosa, come nasce l'opera? Hai avuto una particolare ispirazione? Allora, ve la racconto tutta. Sono sempre stata impegnata nella mia vita, dai tempi bolognesi, dai miei passati bolognesi, ma anche quando mi sono trasferita qua, quindi contro ogni forma di violenza, non solo di genere, proprio perché la violenza poi non ha un genere, dico io, si parla tanto sì di violenza di genere, noi donne siamo più soggette, però la violenza esiste in varie forme. Allora ero in una delle tante manifestazioni contro la violenza alle donne e ad un certo punto sentivamo, ripetevamo le stesse cose, mi sono guardata intorno e ho detto ma siamo sempre le solite facce, i soliti noti, B, qualcosa non funziona, perché ripetersi le cose sempre tra di noi vuol dire che non arriviamo. Allora dentro di me pensavo, devo trovare qualcosa di alternativo, qualcosa di diverso che mi porti a usare un linguaggio che possa arrivare di più agli altri, per sensibilizzare gli altri. E da qua mi è venuta l'idea di fare questo monologo. Ero anche a un punto della mia vita, così da artista, in cui sentivo l'esigenza di fare qualcosa di importante, quel lavoro che ti fa fare quel salto di qualità o che ti butta giù completamente. E allora ho iniziato questo percorso che è durato 4 anni. Ho sentito delle donne, le ho intervistate. Ad un certo punto ho dovuto fermarmi perché tutta questa violenza me la sentivo addosso, sulla pelle. Allora io dico una cosa, quando l'anima ce la portiamo sulla pelle, allora è facile che la violenza stessa, anche quella che non ci appartiene, ci faccia male, ci ferisca, ci graffi. Ad un certo punto mi sono dovuta fermare, dicevo, poi ho ripreso, ho respirato, come si suol dire, e ho cercato una chiave anche per portarlo in scena. Devo dire che non è stato semplice, perché c'era il rischio di cadere nella banalità. Allora ho detto, mamma mia, come faccio? E poi pian piano ti si apre qualcosa in testa, e innanzitutto ho scelto 2 storie, perché Violetto alla fine sono 2 storie che si intrecciano tra di loro. Di queste 2 storie ne ho fatta una e l'ho portata
in teatro in questo monologo. E in Violenza sì, c'è violenza, però c'è anche quella, soprattutto quella forma di violenza morale, perché si parla sempre di violenza fisica, però c'è questa violenza morale di cui si parla poco e che mi piaceva invece sottolineare e portarla sotto gli occhi di tutti. Ti volevo chiedere che è destinata a rimanere un'opera unica o hai in mente di proseguire in questo percorso, visto che io ti conosco, sei poliedrica, hai molti amici interessi, quindi volevo sapere questo. No, non è destinata a rimanere un'opera unica, perché perdonatemi, ci ho preso gusto a scrivere. Cioè, una cosa che mi è sempre piaciuta fare, le due cose ho sempre amato nella vita, la prima è leggere, e si vince anche per me i libri sono stati veramente, c'è un passaggio, proprio ci sono alcuni passaggi nel libro che mi appartengono, quando Violet dice che leggeva i fogli di giornale che veniva una volta incartata la verdura, mamma andava al mercato, comprava, perché la mamma non le comprava libri e lei leggeva, ecco questa è una cosa che mi apparteneva, perché io avevo una madre molto severa, non mi ha mai usato violenza, però era molto severa, molto rigida, un papà anche molto rigido, allora, quello non lo puoi leggere, quell'altro non lo puoi leggere, mi facevano leggere praticamente nulla, allora io li fregavo tra virgolette leggendomi fogli, così come venivano una volta, si andava nei mercatini rionali, incartavano la verdura, loro li lasciavano là e là c'era la vita vera, e allora dicevi, ma come sono meglio dei libri, come 6 anni, 7 anni, qua c'è la vita vera e questa cosa mi è piaciuta. Ho iniziato già a lavorare ad un altro lavoro, questa volta farò l'inverso, quello che si fa solitamente, scriverò prima il libro e poi ne ricaverò una riduzione teatrale. C'è un altro argomento, a me piace fare teatro e occuparmi di temi civili, c'è un altro argomento che voglio portare all'attenzione, perché se ne parla poco e secondo me è quello della depressione che ci colpisce un po' tutti, però non so, sembra quasi che siano degli untori, no, in giro, no? Tu hai, cioè, no, è qualcosa da, no, invece è qualcosa di cui parlarne, perché è un qualcosa che poi prima o poi può succedere, che nella vita tutti dobbiamo ritrovarci a farci conti. Vorrei fare una trilogia, a me piace il linguaggio dei fiori, tu hai perfettamente colto ogni sfumatura, mi piace comunicare con il linguaggio dei fiori, quindi il prossimo, vi anticipo una chicca, quindi anche il titolo, Margherita, bella vita. Ti saresti mai tutto questo successo per Violet, io l'ho vissuto insieme a te anche a Roma, quella bellissima esperienza, abbiamo vissuto questa bella emozione insieme. Io non mi aspetto mai nulla, nel senso, mi piace fare le cose, tu mi hai detto prima se ci sei un'artista poliedrica, ma faccio le cose per il piacere di farle, faccio le cose per la sensibilità, qualcuna dedo siamo conosciuti, ha detto sei una persona sensibile, sì, sono una persona sensibile, quindi in un certo senso ti potrei dire no, ho fatto questa cosa perché mi sentivo di farla, poi tu mi fai una ti aspettavi e guarda, non è modestia, però ad un certo punto sentivo che avevo nelle mani qualcosa di forte, qualcosa che poteva funzionare, perché il mio scopo è che sia il monologo arrivi, e io vorrei, guarda ti anticipo, sono in contatto anche con una grossa associazione toscana
quindi faremo delle cose insieme, abbiamo questi progetti, porteremo in giro questo monologo, porteremo probabilmente anche all'estero, vi anticipo. E promuoveremo anche il libro, sì, il libro doveva dare un qualcosa che restasse. Il monologo col tempo poteva perdere poi la sua funzione, invece dico io il libro manent, sì, scritta manent, quindi volevo qualcosa che restasse. Io quello che veramente, il mio successo più grande per me non è quello di vincere premi o di quello che veramente io vorrei, che il libro arrivasse a quante più persone possibili. Perché come dice, come hanno detto altri, gli altri prima di me, questo libro alla fine vuole insegnare l'amore, vuole insegnare ad amare, però ad amare nel modo giusto. E vuole essere, però bisogna insegnare ai giovani, soprattutto, perché sono loro che vanno formati. Quindi Violet chiude giustamente, detto l'avvocato Rende, Lucio, e lei va in una scuola, ecco anche io vorrei fare questo, vorrei portarlo tra i giovani, tra i ragazzi, proprio affinché veramente venga insegnato loro il modo giusto di amare. Voglio aggiungere un'altra cosa. Io ho ascoltato tutte queste belle parole che sono state spese da queste persone che stasera erano al tavolo con me. Veramente vi ringrazio. Ringrazio, procedo così in ordine di, ringrazio Dedo, con cui è nata una bella amicizia così. Scambiandoci qualche frase, lui è stato qua, ha presentato il suo libro e poi gli ho mandato, cioè, che ne pensi, e da qua è nato poi questa cosa qua. Ringrazio Ilaria Guidantoni che, come diceva prima Rossana, mi ha avuto modo di conoscermi a Roma, mi ha recensito lo spettacolo. Adesso mi ha anche recensito il libro, ma cosa ancora più bella è averla avuta qua. Io credo nei rapporti umani, si è creato un bel rapporto umano anche con Ilaria, qui io dico veramente grazie di cuore. Zanfini è una persona sempre, sempre attenta, io mi è capitato altre volte di seguirlo nei suoi interventi. Lui fa il suo lavoro mettendoci anche il cuore, non si limita solo, no, ma va oltre, e questo ti fa veramente molto onore. E la stessa cosa dico anche a Lucio, ti ringrazio per le belle parole che ho avuto per il mio romanzo. Sì, è vero, tutto quello che ha detto è vero, ha colto ognuno di voi, ha colto l'essenza di Violet. Io, a conclusione, non so se ci sono altre domande, o se ne avete poi qualcuna voi, dico una cosa, molto emozionata, tolgo la testa dopo perché dovrò riproporre il monologo. Vi chiedo già bene fin da adesso se forse magari non sarò, però stasera per me veramente è un'emozione veramente, veramente forte. Non mi ricordo più neanche quello che stavo dicendo. Scusatemi, ma stasera è così. Mi sembra, ringrazio voi che siete stati qui presenti. Vi ricordo quindi a seguire, ci sarà la pericena, poi ci sarà il monologo. Domani alle ore, sempre alla stessa ora, verrà presentato il libro di Franca Marino, Senso e Doppi Sensi, e poi al termine
avremo Claudio Facchinelli, che ringrazio anche lui per la sua presenza e per la sua grande sensibilità. Domani si parlerà di omosessualità con lo spettacolo Sissy Boy, e poi nella sartoria ci sarà anche uno spettacolo Kathleen Hollywood, quindi sarà una drag queen. E Claudio, dopo la presentazione quindi del libro, ci parlerà anche lui con una sua testimonianza di omosessualità. Che dirvi se non grazie? E leggete il libro, e se avrete il piacere di leggerlo, ma soprattutto dite anche ad altri di leggerlo, perché lo scopo di questo libro è questo. Una parte del ricavato, di quello che ne ricaverò da questo libro, io lo devolverò in beneficenza, quindi non... ecco, aiutatemi in questo, grazie. Fortunato per come ha saputo rendere la sua lettura l'essenza di Violè. Grazie a Laura Capardi e a Rossana Di Maio, e grazie anche all'amico Fabio.